what we've found is changing globally is that when people have a Kindle, they buy far more books. So we found in the US, and then in the UK, and then in Germany, in the 12 months after people own a Kindle, they buy 3 times as many books, both physical and digital books, as before. Siamo una delle prime realtà indipendenti, native e digitali presenti sul mercato italiano. Abbiamo fin da subito puntato su una tipologia un po' particolare di editoria digitale, cioè di realizzare prodotti interamente digitali per 3 piattaforme o 3 mondi differenti, che sono quello dell'ebook, quello dell'audiolibro e quello dell'app per iPhone e iPad. Sono profondamente convinto che, e lo vediamo dall'esperienza e dalle risposte che abbiamo dal mercato, che i dispositivi non cambiano soltanto le modalità di lettura, cambiano anche il mercato, cioè aprono il mercato a chi per esempio non aveva mai avuto un rapporto diretto con quella che noi chiamiamo lettura, e sappiamo quanto in Italia abbia avuto problemi e quanto ne abbia ancora, ma io direi di più con il rapporto e l'esperienza dei contenuti. Yes, I think one of the most exciting things that has happened with the emergence of digital books has been a huge growth in authors publishing their own books, author self-publishing. And when we came to and launched the Kindle store in Italy, we launched Kindle Direct Publishing, KDP, at the same time. And Kindle Direct Publishing is a really simple, very easy to use way and platform for authors to upload their book to the Kindle platform and immediately have that book selling worldwide. La piattaforma nella sua complessità è piuttosto semplice, c'è tutto quello che ti aspetti da un social network, permette di caricare gratuitamente un PDF, il sistema automaticamente lo converte per farlo leggere sul monitor di casa oppure sull'iPad o anche su sistemi tipo Android, qualsiasi tipo di tablet. L'autore permette la lettura online del libro sul monitor di casa oppure permette anche di poter far scaricare questo libro su iPad oppure su ebook reader tipo il Kindle di Amazon. In questo caso, sempre l'autore stesso, in piena autonomia, decide di regalarlo oppure assegnargli un prezzo. Il ricavato va tutto in tasca all'autore. La Mitel non trattiene alcuna commissione, sempre per il solito discorso che al momento non ha senso parlare di business perché i numeri sono ancora molto piccoli. Vorremmo un domani diventare un punto d'incontro tra editori e scrittori e quindi abbiamo bisogno di fare numero. And so I find this very exciting. We've seen a global trend of many, many people loading up fantastic books. The review system of Amazon means the great books get high into our bestseller charts. And we've even had instances in many countries of self-published authors then being given contracts with mainstream publishers. So we've had that example in the US, we've had it in the UK, we've had it in Germany, we've had it in Spain, and I'm looking forward to it happening soon in Italy. Il nostro rapporto con il web è ottimo, nel senso che per una casa editrice giovane oggi il web offre tantissime opportunità che qualche anno fa probabilmente una casa editrice altrettanto piccola e giovane non avrebbe avuto. Tra le varie cose che ci inventiamo per cercare di farci notare è partito un talent show, primo talent show sulla scrittura, credo, in cui gli aspiranti autori si iscrivono e poi presentano i loro testi davanti a una giuria, propone un testo e subisce, tra virgolette, il giudizio dei giurati che mettono in evidenza sia i punti positivi che i punti negativi. È uno dei progetti che abbiamo realizzato ultimamente, è una collana di piccoli libri tascabili che si chiama Tazzine di caffè. Direi l'idea è di un professore dell'Università di Torino di psicologia che si chiama Giorgio Blandino. Sono piccoli librettini che vogliono avere la stessa funzione delle tazzine di caffè, quindi un momento di pausa nel quotidiano, una tazzina che deve riflettere quello che è la situazione dell'attualità, quindi raccogliendo quelle che sono le impressioni sul mondo reale e raccontandolo in un piccolo sorso, qualcosa che deve però stimolare l'attenzione e la curiosità del lettore
stimolando soprattutto il suo spirito critico, no? L'idea è quella di accompagnare proprio la bevuta del caffè con la lettura dei libri, e quindi cerchiamo di metterle nei tutti i punti, Lavazzo Verniano, dove ci saranno quindi raccoglitori delle tazzine vicino proprio alla macchinetta del caffè, in modo che di facilitare il lettore, no? Che vuole leggere e sorseggiare. L'idea è quella di fare 5 euro e vendere il prodotto libro insieme alla tazzina di caffè da bere. L'attacca storie ha un nome particolare perché effettivamente le storie vengono attaccate dal bambino, il che vuol dire che noi creiamo, in base alle immagini che ci vengono inviate tramite sito o tramite la libreria che ha aderito alla rivendita del nostro progetto, questi stickers, che sono praticamente degli stickers che riportano il vero volto fotografico del protagonista. Quindi il piccolo bambino che andrà a leggere la storia si ritroverà davvero narrato nella vicenda.